Un saluto a tutti e bentornati al Trono del Re da Zed Castle. L'estate ci regala sempre nuovi trailer sia cinematografici che di serie TV. E visto che ormai il mondo dei supereroi è il nuovo pop internazionale, Netflix decide di continuare la sua mega collaborazione con Marvel dopo il grandissimo successo delle serie di Jessica Jones e Daredevil. E con un trailer cazzutissimo, con una colonna sonora veramente da paura, con il pezzo super classic dell'hip hop, Shimmy Shimmy Ya di All Dirty Bastard del Wu-Tang Clan, ci presenta la sua nuovissima serie tutta completamente dedicata a Luke Cage, Hero for Hire. Sigla! Fin dai tempi più antichi, il trono di ogni regno ha avuto il proprio re. Molti re, molti troni. Troni di spade, troni vuoti, troni senza paragoni. Fino ai giorni nostri, fino al trono che rende re ogni uno che ivi si segga. Per leggere i fumetti. Luke Cage è stato il primo eroe di colore ad avere una serie tutta completamente dedicata. È nato nel 1972 dalla penna di Archie Goodwin con l'onnipresente John Romita Sr. E il personaggio fin da subito si caratterizza per la sua collocazione. Sì, perché siamo nel periodo della Blaxploitation, ovvero tutta quella corrente cinematografica che vedeva appunto pellicole con protagonisti e persone di colore che vivevano nel ghetto o comunque in quartieri particolarmente disagiati, ed erano pellicole recitate da persone di colore per gente di colore con ambientazioni tipiche vissute dalla gente di colore dell'epoca e ovviamente con la musica black. Quindi un successo assicurato. Tra tutte poi una pellicola in particolare ha dato il via alla corrente della Blaxploitation. Questo film è Shaft in Detective, un film poliziesco dalla trama abbastanza scontata, un po' stereotipata, ma con una colonna sonora di Isaac Hayes talmente sensazionale da entrare nella leggenda. Ma poi ricordiamo anche altre pellicole come Blacula o il mitico Superfly. Pellicole che entrarono nell'Olimpo del genere e che continuarono questo cammino che ci porta dritti dritti a questo personaggio, Luke Cage. Perché il nostro Luke Cage è proprio figlio di questo periodo. Incarcerato ingiustamente, vessato dai carcerieri aguzzini particolarmente razzisti e con una situazione familiare che si può definire eufemisticamente disastrata, Carl Lucas, questo è il suo vero nome, si rende cavia di un esperimento scientifico un po' per trovare espiazione delle sue colpe. Un esperimento che gli conferirà dei poteri molto simili al super soldato capitano con la A sulla fronte. Che non vuol dire Francia, eh? Forza e resistenza sovrumana e soprattutto una pelle praticamente impenetrabile. Cosa decisamente utile quando nel ghetto la mala ti vuole sparare addosso col mitra. E così cambia nome e diventa Luke Cage, l'eroe mercenario. L'eroe che puoi assumere per riparare qualche torto o per trovare giustizia quando nessun'altra autorità pubblica ti darà retta. In pratica è il primo vendicatore di colore. Il personaggio subirà ovviamente diverse caratterizzazioni, diverse modifiche anche nel linguaggio e nel modo di comportarsi. Addirittura è stato sposato con Jessica Jones, la protagonista di Alias. Ma il suo carattere metropolitano e urban rimane abbastanza genuino in effetti negli anni, anche quando gli fanno fare coppia con un personaggio mitico, un altro grande supereroe della Marvel, ovvero Iron Fist. Un personaggio che ha una storia anche tra l'altro abbastanza simile, perché anche lui nasce per una corrente cinematografica che andava di moda in quel periodo, ovvero i film di arti marziali cinesi. Dopo aver visto il trailer fighissimo di Netflix, vi posso garantire che il fumetto che vi presento oggi sembra essere stata effettivamente la perfetta fonte di ispirazione. Gli autori? Due fuori classe. Brian Azzarello, il grandissimo autore di 100 Bullets, Joker, Lex Luthor, Hellblazer e il grandissimo Richard Corben. Cage, Colori di guerra, esce per la linea Max, ovvero la linea adulta di Marvel, quelle con le storie senza sconti. Esce nel 2001 e vi posso garantire che sembra praticamente, in tutta la sceneggiatura, sembra di sentire una canzone di Nas o del Wu-Tang Clan portata in fumetto. Harlem non è affatto un posto tranquillo.
di fatto è veramente sprofondata nella corruzione, nello spaccio di droga ed è sotto il controllo delle gang. Da una parte i ballers, spacciatori, delinquenti di zona, controllano praticamente buona parte del quartiere e sono guidati dallo schizzatissimo Clifton, un elemento davvero poco raccomandabile. Dall'altra parte ci sono gli italiani, ovviamente la mafia italiana, guidata da Don Martello. E infine l'organizzazione più misteriosa e forse anche quella in effetti più inquietante, quella guidata da Lapide Lincoln, un gangsta veramente inquietante anche perché è albino, quindi fatevi un po' voi il conto. E in mezzo a questo scenario di decadimento e degrado troviamo lui, Luke Cage, strafotente, potente, statuario, vestito come la Hercule J nei suoi giorni peggiori. Tanto per citare Heisenberg, lui non è in pericolo, lui è il pericolo. Oppure la salvezza, se hai il fegato e i quattrini per riuscire ad ingaggiarlo. Lo puoi trovare in qualche strip club, a bere una birra e a guardare le ballerine, con quel suo sorriso da stronzo e con le sue braccia grosse come una quercia. Una ragazzina di nome Hope ha beccato un proiettile che non meritava. Succede nel ghetto. Bullets fly but they don't give a fuck about who dies, diceva Be Real dei Cypress Hill. La madre vuole giustizia e così cerca Luke Cage e gli offre quei quattro spicci che aveva messo da parte per il college della figlia. Li dà a lui e dice: voglio che trovi il colpevole. O quantomeno che tu gli faccia pentire di essere nato. Qui è l'anticamera dell'inferno e all'inferno nessuno è innocente davvero. L'indagine di Luke lo porterà a scoprire tutti i segreti che si nascondono in questa guerra triangolare tra gang, a capire chi controlla lo spaccio, chi controlla il traffico di armi, chi controlla chi. E la cosa figa è che lo leggeremo con una sceneggiatura e dei dialoghi che sono degni del miglior Clockers, del miglior New Jersey Drive, di tutti i ghetto movies tanto cari a Spike Lee. E con quell'atmosfera un po' da cowboy moderni, da fuorilegge alla frontiera. Colori di guerra non è un fumetto di supereroi. La terra non è un posto da salvare. I conflitti sono reali e i pugni fanno male e fanno paura anche a chi ha superpoteri. Le armi non distruggono le città, lo fanno la corruzione e la droga. E le poche anime buone che ci sono in questo fumetto sembrano essere sporcate, disilluse, rinchiuse in questo ambiente dal quale sembra che non riescano a sfuggire nonostante i loro sforzi. E lo stesso Luke Cage ci appare come un antieroe che fa il doppio gioco, anzi il triplo. È opportunista e non è esente dall'interesse personale. Vedete, molti comics si concludono con il classico epico scontro tra le forze del bene e le forze del male che risolvono un po' tutta quanta la trama. Ebbene, questo fumetto è molto diverso perché è un fumetto reale, verosimile. Ciò che non si affronta con i pugni o con le pistole si affronta con il cervello. Ed è molto bello perché troviamo la figura di Luke Cage, che pensiamo possa essere un toro scatenato, pezzo grosso che risolve tutto a pugni, e invece ci troveremo di fronte a delle grandi sorprese. Nas diceva: I never sleep because the sleep is the cousin of death. E leggendo questo fumetto vi renderete conto che effettivamente in the ghetto questa è la maniera di sopravvivere, la testa. Azzarello è strepitoso nel mostrare l'affresco di una cultura che effettivamente non gli appartiene. E i disegni così naif ma verosimili di Richard Corben rendono il tutto ancora più perfetto. Di solito non consiglio una colonna sonora per la lettura di un fumetto, ma in questo caso devo fare un'eccezione. Leggere questo fumetto mentre si ascolta un ottimo disco come potrebbe essere il mitico Illmatic di Nas o Enter the Wu-Tang vi farà provare un'esperienza veramente unica. Vi sentirete proprio immersi in questo racconto. La linea Max di Marvel ha dato veramente grandi soddisfazioni in questi anni, grazie ad autori stellari come Brian Michael Bendis, come appunto Azzarello, Ennis, Straczynski, e questo fumetto merita veramente la lettura. Ve lo consiglio, da soprattutto rapper veterano quale sono, tutte le teste hip hop vorranno leggere questo fumetto perché troveranno veramente molti punti in comune con tutti la musica che li ha cresciuti. Ragazzi, come sempre, al Trono del Re si parla di fumetti, fumetti belli, e in questo caso il fumetto dedicato a Luke Cage, Colori di guerra della linea Max di Brian Azzarello, è veramente una bomba atomica. Io mi aspetto qualche consiglio da parte vostra, qualche richiesta, perché il Trono del Re continua e qui si parla sempre di grandi, grandi fumetti. Mi raccomando, continuate a leggerli e noi ci vediamo alla prossima puntata del Trono del Re. Un saluto dal vostro Zet Castle, yeah!